Antonio Domenico, nato a San Cipriano d'Aversa il 2/10/60. Attualmente lei è detenuto? Sto con la detenzione domiciliare. Sì, quindi in esecuzione di pena definitiva. Va bene, diamo la parola al pubblico ministero per il suo esame. Buongiorno signor Frascogna, sento, vorrei fare delle domande preliminari. Lei innanzitutto quando è che ha deciso di collaborare con la giustizia? Mi sente Frascogna? Sito remoto ci sente? Frascogna, lei sente? Sito remoto ci sente? Sì. Ci sente il sito remoto? L'avevo chiesto, signor Frascogna, volevo chiedere sì, si sente, dottore, si sente. Ho chiesto quando è che ha iniziato a collaborare con la giustizia, in che periodo? 2 ottobre 1997. Frascogna, lei quando ha iniziato a collaborare era detenuto o era libero? Ero detenuto. Da quanto tempo era detenuto e per quali reati? Ero detenuto di associazione mafiosa, i 416 bis. Da quanto tempo era detenuto quando ha iniziato a collaborare? Non ho sentito, dottore. Da quanto tempo era detenuto prima di iniziare a collaborare? Mi sembra 10-11 mesi. Non ho capito, scusi? Non mi ricordo bene, dottore, o 10 o 11 mesi prima. 10-11 mesi prima, ho capito. Senta, prima, qui mi ha detto che aveva ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare per reato associativo mafioso? Sì. Partecipe di quale clan, di quale associazione mafiosa? Quelle dei Casalesi. Era stato destinatario dell'ordinanza di custodia cautelare cosiddetta Spartacus? Sì, Spartacus 2. Spartacus 2. Vorrei chiedere, prima di essere detenuto per questo titolo e prima di iniziare a collaborare, lei aveva patito altri periodi di detenzione e se mi può dire perché, a quali periodi e in relazione a quali arresti che aveva subito nel tempo? Sono stato arrestato nel 1990, e poi sono stato scarcerato e poi sono stato arrestato nel 1993. Sono stato scarcerato nel 94 dicembre. Quindi dal 94 dicembre poi è rimasto ancora libero? Dopo la sua scarcerazione? Sì, poi sono rimasto libero fino al momento dell'arresto. Ho capito. Senta, il 90, quando venne arrestato, per quali reati venne arrestato e quanto rimase detenuto? È stato arrestato per porto d'armi abusivo. Non mi ricordo bene, dottore, quanti mesi ho fatto, perché ho passato pochi mesi in carcere. Pochi mesi. Era stato arrestato con altri componenti del clan? Sì, uno era Cesare Domenico e Piccolo Renato. E senta, nel 93 invece per quali delitti era stato arrestato? Sì, siamo stati arrestati 6 persone di noi, lì hanno trovato delle armi e anche lì ci hanno imputato di 416 bis e uso di armi. Che armi erano state trovate o comunque per quali detenzioni di armi e porto d'armi erano stati arrestati nel 93? Che armi erano? Sono stato arrestato io, Zara Alfredo, di Gaetano Antonio, di Gaetano Rosa. Non mi ricordo l'altra persona, dottore, in questo momento, però lo soprannominavano Pier Vecchia, una persona di Aversa. Lei è stato condannato per associazione mafiosa, Frascogna? No, siamo stati assolti tutti quanti. Questo per quale delitto? Per quale periodo? Quale periodo? 93. Sì, 93. Non, non,
mi voglio sbagliare, dottore, era una settimana dopo la Pasqua. Siamo stati scarcerati nel dicembre 94. Per Spartacus 2 è stato condannato? Sì. Per quali delitti è stato condannato? Sia per l'associazione mafiosa e poi anche di vari omicidi che mi sono autoaccusato da solo, di estorsione e altri reati ancora. Senza entrare nello specifico, durante la sua collaborazione di quanti omicidi si è autoaccusato confessando e chiamando in correità i coautori? Mi ricordo, dottore, da tutti quanti. Erano numerosi? Mi può dire un numero indicativo? Io mi sono autoaccusato del duplice omicidio da Tappino Ciccarelli, il duplice omicidio Esposito Parisi. Altri omicidi ancora? Se non li ricordo. Altri, tutto altri, anche come mandante, non mi ricordo tutti quanti. Senta Frascogna, lei è stato affiliato al clan dei Casalesi e se sì, da quando? Al 1989. Fu affiliato da qualcuno, aveva dei ruoli operativi particolari, mi può dire in che zona operava? Sì, io precisamente sono stato affiliato al gruppo Zaccaria Vincenzo, che faceva capo a Enzo De Falco. Il nostro ruolo della zona era il Lago Raversano, Aversa, Gricignano, Teverole, Casaluce, San Marcellino, Trentolo Ducente, Casa Pesina stesso. Zaccaria Vincenzo era uno dei capi? Quali erano gli altri? Sì, Vincenzo era un capogruppo. Un capogruppo. E vi erano capi superiori o paritari allo Zaccaria Vincenzo nel periodo cui risale la sua affiliazione? Sì, c'era Enzo De Falco, che controllava il gruppo nostro, c'era un altro capo, Schiavone Francesco, e un altro Bidognetto Francesco. Quando parla di Schiavone Francesco si riferisce a Schiavone Francesco di Nicola, detto Sandokan? Sì. E senta, quindi nell'89 fu affiliato, aveva dei ruoli lei particolari, incombenze particolari specifiche, vi può dare un'indicazione di quali erano il suo ambito di operatività, locale o esecutivo? Quando sono entrato a far parte dell'organizzazione, sono andato in vari cantieri a fare estorsione, e poi ho cominciato anch'io a commettere omicidi. Le zone in cui operava prevalentemente erano quelle che le ha indicato? Sì. Senta, nel tempo, col passare del tempo, è aumentato, è incrementato il suo ruolo nel clan? Capito bene, dottore. Nel tempo è incrementato il suo ruolo nel clan, ha assunto ruoli più elevati, a partire da questo iniziale ruolo operativo proprio collegato alla sua affiliazione? Sì, dottore, precisamente dopo l'arresto di Zaccaria Vincenzo, fui chiamato da Schiavone Francesco di Luigi, insieme a altri capigruppi come Iomino Antonio, come Michele Zaccaria, come Bidognetti Domenico, e lì hanno stabilito che dovevo prendere il posto di Vincenzo Zaccaria, e così feci. Lei aveva un rapporto particolarmente forte, un legame forte con Zaccaria Vincenzo, in particolare dal punto di vista personale, parlo? Sì, dottore, io avevo un rapporto con tutti quanti ormai. Lei, sì, parlo lei, aveva dei rapporti particolarmente intensi con Zaccaria Vincenzo, oltre a essere il soggetto per cui operava? Era il mio capo, allora ci stavo sempre assieme, avevo buoni rapporti. Ricorda quando è che risale l'arresto di Zaccaria Vincenzo? A che periodo? Nel 95, dove fu arrestato lui e Martinello Enrico.
ad Afragola. Ricorda 95, che periodo? E non mi ricordo bene il mese, dottore. Ho capito. Senta, quanto era numeroso dal punto di vista di estensione numerica il clan dei Casalesi, e dove e qual era la zona di influenza del clan nell'ambito della Campania? Posso dire che eravamo un gruppo grosso, molti personaggi anche, come Biondino Francesco, De Simone Dario, come altri esponenti di Spic. Eravamo parecchi, dottore. Nei casi in cui si realizzavano degli arresti nella zona, vi erano sostituzioni, come si comportava il clan, come assorbiva questi eventuali arresti? Infatti sì, venivano fatti gli arresti, automaticamente prendevano sempre qualcuno e lo sostituivano con quello lì che era stato arrestato. Senta, per sua esperienza, nei casi in cui i capi clan erano arrestati, c'era la possibilità da parte di costoro di comunicare con l'esterno? Sì. Giungevano ambasciate dai capi detenuti nel periodo? Sì, anche qualche guardia di carcere. Anche qualche? Non ho capito. Dottore, non si sente. Non ho capito, anche quando ha detto una cosa non l'ho sentita. Anche qualche guardia carceriera. Vi erano anche delle guardie. Qualche dottore. Ho capito. Qualche familiare. C'era possibilità di mandare in ambasciata avanti e indietro, quel periodo lì. Senta, mi può dire se vi era una politica del clan nel sostenere candidati nelle elezioni comunali, regionali o politiche, provinciali, nel tempo, quando lei era... Chiedo scusa, era stato chiesto, diciamo, l'ambito territoriale di tutto il clan, se si può, sì, certo, dire al riguardo quali province erano controllate dal clan. Tutta la provincia di Caserta, Presidente. Va bene, allora risponda all'altra domanda, sì, del pubblico. La sua domanda è se le sa se vi erano delle politiche unitarie, strategie del clan nel sostenere dei candidati in relazione alle singole elezioni comunali, regionali o politiche o provinciali che intervenivano sul territorio nel periodo in cui lei ha operato. Io personalmente non ho mai trattato io personalmente, però ci veniva ordinato di far votare la gente a varie persone che stavano sia sui comuni, sia in provincia, sia in regione. Quindi il clan si interessava di sostenere dei candidati in relazione alle singole elezioni? Era una cosa non normale per il clan. Sì, perché questa... i politici portavano soldi a livello di farci prendere più lavori, di informarci quando dovevano essere fatti dei lavori provinciali oppure comunali. Eravamo a corrente di tutto tramite loro. Senta, lei ha conosciuto di nome o di persona Nicola Cosentino? Sì, l'ho conosciuto, dottore, di persone, anche di nome. Precisamente noi lo chiamavamo, io lo chiamavo un figlio americano, c'è un soprannome alla sua famiglia. Mi può dare indicazioni di quanto riguarda le sue conoscenze, contesti in cui le ha conosciuto, ragioni per le quali... Mi ricordo bene che un giorno mi chiamò Dario De Simone, mi disse che si doveva far votare questo Cosentino. Le disse che si doveva far votare questo Cosentino, quando glielo disse? Mi ha sentito? Mi scusi Frascogna, le ho chiesto che periodo risale questo suo contatto. Frascogna, ci sente? 93. Sì, io a volte sento e a volte no, dottore. Ho capito.
Il periodo è stato nei primi anni 90, non mi ricordo bene. Ha indicato nel 93, ha detto prima. Sì. Sì, e qual era questa esigenza di voto, per quello che lei ricorda? Cioè, se può specificare il pubblico ministero... Non mi ricordo bene, era per il Senato, che... dottore... Allora, che candidatura era, per quale elezione, se lo ricorda? L'epoca mi sembra che era democratico, non mi ricordo bene, democrazia cristiana, non mi ricordo bene, dottore. Non si ricorda, ricorda le elezioni, qual era l'elezione che era in argomento? Sì. Sembra che era elezione regionale o per il governo stesso, non mi ricordo bene, tu. Comunque era un ruolo molto, molto influente. Era un, mi scusi, non ho sentito. Ho detto che era una votazione che per un ruolo molto influente, non mi ricordo bene se erano regionali o se erano per il governo. E che fosse... un'elezione per un ruolo molto influente, lei da cosa lo ricorda? Innanzitutto, che tipo di richiesta fu fatta e come fu attuata poi questa richiesta? Precisamente non mi hanno fatto proprio quella richiesta dicendo, mi hanno solo detto che si doveva votare a Cosentino, che lo ordinava Ciccio Schiavone Sandoval. Che era un voto da Ciccio, e proveniva da Ciccio Schiavone Sandoca questa richiesta, sì. Questo ordine. Posso precisare precisamente che perché erano in tutti questi paesi che l'abbiamo fatto votare, sia Trentolo Ducente, sia Casapesenna, sia San Marcellino, perché ognuno di noi si interessava col suo paese. Mi può spiegare bene come si è articolata questa nei vari territori quella che l'esigenza di votare Nicola Cosentino? Allora, l'ho spiegato, mi fece chiamare Dario De Simone e mi disse che dovevano parlare con la gente di Casapesenna e far votare a Cosentino, che lui pensava a Trentolo Ducente insieme al Biondino, poi c'era Lusciano, Parete, che c'erano altri esponenti di spicco come Salvatore ed Alessandro. E ad Aversa avevamo altri personaggi che facevano votare, sempre si era sparsa la voce che si doveva votare questo Cosentino, a tutti quanti. E lei ha attuato questa ambasciata, che era questo ordine che proveniva dall'alto? Sì, avevo parlato con molte persone per far votare questo Cosentino, che poi mi hanno portato anche i bigliettini con la foto sopra. Il bigliettino con la foto sopra sarebbe, che cosa si tratterebbe? Quelli, lo sa esattamente, sì, può spiegarlo? Per darla alla gente, per vedere come doveva, a chi dovevo votare. C'era il simbolo che doveva fare la croce sopra. Quindi fu utilizzato questo bigliettino, come lo chiama lei, per invitare le persone al voto? Sì, esatto. Un pacchetto pieno di quelli bigliettini di dare alla gente. Avete divulgato questi bigliettini elettorali nelle varie zone di vostra influenza? Sì, automaticamente, dottore, se gli mandavo io a tutti quanti nel paese, la gente votava. Senta, ebbe a parlare di questo anche con altri, oltre che con De Simone Dario? Ma tutti quanti lo sapevano che si doveva votare a Cosentino, perché, come ho spiegato, quando veniva un'ambasciata dall'alto, automaticamente noi si faceva quelli che dicevano i capi. E allora noi, io mi sono impegnato a Casapesenna, Dario De Simone si è impegnato a Trentolo Ducente, Biondino a Ducente, a altri personaggi ad Aversa, altri personaggi ancora a Lusciano, a Parete, tutto Caserta e provincia. Senta, le riformulo la domanda che le avevo fatto prima. Oltre a De Simone Dario, l'esigenza di votare Cosentino Nicola a questa tornata elettorale le fu palesata anche da altri soggetti di vertice? Sì, dottore, è una cosa ma regolare, che tutti quanti ci siamo impegnati a far dare questi voti.
Lei ha parlato del fatto che De Simone Dario le abbia detto. Volevo chiederle se qualcun altro di vertice del clan le ha detto, le ha dato questo ordine, come lei ha riferito di aver ricevuto da De Simone Dario. No, dottore, quello che mi ricordo che mi fu detto anche da... un attimino, dottore, che non mi ricordo il cognome adesso. Un certo Gigino Guagliuccelli di Luciano, che in questo momento non mi viene il cognome. Cosa le disse? E anche lui stava facendo questi voti, anche lui, perché per Cosentino, tramite Luciano Parete. Gigino, scusi, il soprannome o il cognome? Non ti sente, dottore. Gigino ha detto un cognome o un soprannome, può ripeterlo? Sì, sì, Gigino Guagliuccella. Guagliuccello. Senta, ha parlato di questo anche con... ha ricevuto delle indicazioni, degli ordini anche da Schiavone Francesco Di Luigi, detto Cicciariello? No, dottore, da loro no. Perché nell'interrogatorio del 22 dicembre 97 lei ha dichiarato su questo punto... Il Cosentino non l'ho, glielo rappresento, il Cosentino non l'ho riconosciuto personalmente, la sua candidatura mi fu sponsorizzata da Schiavone Francesco Di Luigi, mi pare intorno al marzo del 95. Abbiamo sostenuto la candidatura di Cosentino, il quale mi pare fosse candidato alla regione, e ciò perché abbiamo mandato nostri emissari anche in altri paesi diversi da Casa Pesenna. Sì, dottore, è vero. Adesso sto ricordando meglio. Sì. Non c'è stato solo una sola volta a far votare Cosentino, è stato sia nel 93, nel 92, non ricordo bene, i principi anni 90, e sia l'ultima volta nel 95. E lì mi fu detta nelle campagne di mi sembra Cancello Arnone, dove ci riuniamo, c'era una riunione tutti i giorni, e lì fu detto da Francesco Schiavone di Luigi, se non sbaglio, che si doveva votare questo Cosentino. Poi io l'ho conosciuto personalmente dopo, un giorno mi viene in pizzeria, dove io avevo una pizzeria, gestivo una pizzeria a Casa Pesenna. Venne insieme a una persona, non mi ricordo il cognome, dottore, però so che era un avvocato, un appartenente dei Schiavoni. E lì l'ho visto una sola volta e basta, non ha parlato con me, non è che mi ha spiegato qualcosa, niente. Ricordo bene che questo avvocato è venuto a portare un messaggio a Diano Raffaele, detto Raffalot, e a Zaccaria Vincenzo. Questo accadde dopo questo periodo elettorale che lei ha dichiarato nel verbale nel marzo del 95? Sì. Sì, ho capito. È perché, dottor, quando ho parlato la prima volta di questo signore, io neanche sapevo come si chiamava di nome e cognome, perché... L'ho conosciuto solo in quell'occasione lì in pizzeria, dove mi dissero che era un figlio americano. E lì l'ha conosciuto in pizzeria, l'ha incontrato personalmente? Non ho capito, lì, dottore. Ebbe di incontrarlo quando arrivò in pizzeria insieme a questo avvocato. Quel periodo là, dottore, quando si doveva votare per lui. Quasi quel periodo. La Zaccaria stava ancora fuori. Volevo chiedere, torniamo un attimo indietro, vorrei capire bene. Lei nel verbale di interrogatorio che gli ho rappresentato nel 97, che aveva confermato in prima battuta, ha indicato che la sua candidatura fu sponsorizzata da Schiavone Francesco Di Luigi, detto Cicciariello. Conferma che parlò con quest'ultimo, sì. Le disse quest'ultimo di votare. Sì, qui lui a spiegarci che si doveva votare a questo signore. Quando mi ha spiegato questo signore chi era, neanche lo conoscevo io personalmente.
Poi l'ho conosciuto nella seconda fase, quando è venuto in pizzeria da me, e io ho chiesto chi erano quei due. Il primo è questo avvocato, io l'ho conosciuto perché l'ho visto molte volte a casa di Panaro Sebastiano, e sapevo che era un parente della famiglia Schiavone. Invece a Cosentino l'ho visto solo là, vicino alla pizzeria, in macchina con questo qua, che sono scesi e hanno dato delle notizie sia a Vincenzo Zaccaria che a Diano Raffaele, detta la Falotta. Sì. Senta, questo avvocato, lei ne ha parlato nel verbale del 26 gennaio 98, indicò il nome Natalo Sebastiano, è lui? Non ho capito bene, dottore. Nell'interrogatorio del 26 gennaio 98 di questo avvocato indicò il nome e il cognome e dichiarò Natale Sebastiano, è lui l'avvocato che ha citato? Sì, esatto, Natale si chiamava, di cognome, e so che era un parente di Schiavone. Mi scusi, torniamo un attimo indietro a quello che ha prima riferito. Lei ha detto che oltre a questo episodio che colloca nel marzo del 95, quando glielo ha ordinato Schiavone Francesco Di Luigi di votare, ha parlato anche sì, era quel periodo un po' prima che veniva arrestato da Zaccaria Vincenzo. Okay. Un attimino, le volevo fare una domanda. Lei in questo periodo, e poi ha fatto riferimento poc'anzi anche che nei principi degli anni 90 era stato sostenuto. Sì. Può essere più preciso ricordarci qualche contesto di questi sostegno del Cosentino agli inizi degli anni 90? Se no, dottore, mi ricordo bene perché i principi anni 90 anche questo Gigino Guaglicelli che e anche De Simone che si parlava che si dovevano fare i voti per questo Cosentino, che io personalmente non lo conoscevo. Ma ci hanno dato quei bigliettini. Noi l'abbiamo data alla gente. Mi scusi, l'episodio, la vicenda che ha detto che De Simone gli aveva detto di far votare Cosentino, quando si colloca? Nel marzo del 95, in quel periodo parallelamente alla richiesta di Schiavone Francesco Di Luigi o negli anni precedenti? No, l'altro precedente, che sarebbe i primi anni 90, dottor, non mi ricordo bene, 90-91, e poi nel 95 che Cicciariede ci disse a tutti quanti che si dovevano fare i voti con questo signor Cosentino. Ho capito, quindi quella vicenda che è riferita a De Simone in realtà è riferita agli inizi anni 90. Era prima. Sì, perché ma Dario De Simone stava già collaborando, se non sbaglio. Mi scusi, Dario De Simone iniziò a collaborare nel 97, lo ricorda? Non mi ricordo precisamente il giorno, però il mese, dottore, non mi ricordo bene, no, se era 96 o 97. Ho capito, va bene. Vorrei, comunque dopo il 95 in ogni caso. Non mi ricordo bene, dottore. Va bene. Mi può spiegare bene, allora, per quanto riguarda la vicenda del 95, quella che lei colloca nel marzo del 95, orientativamente, ricorda se quando lei parlò con Schiavone Francesco Di Luigi ci fosse anche qualche altro soggetto con lei? C'eravamo quasi tutti quanti, c'era Bidognetti e Domenico, c'era Del Vecchio Antonio, c'erano vari ancora, tante persone, in questo momento non mi ricordo bene, dottore. C'era il giovane Antonio, Cantieri Salvatore, lei ha indicato, e altri componenti ancora. Lei ha indicato con l'interrogatorio del 22-12-97, lei ha indicato, mi pare intorno al 95, c'era anche mio cognato Zara Alfredo. Sì. Sì. Quindi c'era anche lui in quel contesto quando fu ordinato di votare Cosentino? Tutto, non si sente bene, mi dovete scusare. C'era anche Zara Alfredo quando le fu ordinato di votare Cosentino e di comportarvi di conseguenza? Sempre sì, anche lui. Fu perché lui, dopo, se lui è stato arrestato sul Vomero,
insieme a altri componenti nostri, è stato arrestato con un portatarmi abusivo, che noi ci trovavamo, lui ci siamo trovati lì, che sono io e altre tre persone siamo riusciti a scappare, perché dovevamo fare un agguato a un certo rosario privato. Quindi praticamente questo incontro si tenne prima dell'arresto di suo cognato Zara Alfredo? Sì, dottore, perché mio cognato, ricordo bene, che è stato arrestato il mese di agosto. Del 95? Agosto del 95? Sì. Senta, lei ricorda quindi che nel periodo marzo del 95 fu estesa la richiesta di votare il Cosentino a vari comuni del Casertano, me ne ha indicati alcuni, ricorda se vi fosse anche, me li può ripetere tutti quei comuni che sono stati interessati da questa votazione? Allora, noi in quel periodo lì controllavamo Casa Pesenna, San Marcellino, Trentolo Ducente, Aversa, Lusciano, Teverola, Casaluce e Carinaro. I comuni che furono interessati da questa votazione da parte vostra, attraverso direttamente o tramite emissari, quelli che ricorda? No, come ho spiegato, dottor, tramite emissario a tutti i paesi. Ho capito. Senta, per comprendere, nell'interrogatorio del 97, solo per comprendere, lei ha indicato come, diciamo, luoghi dove avete mandato i corrieri Lusciano, Trentola ed Aversa, oltre che Casa Pesenna. Sono questi, diciamo, vorrei comprendere, questi sono i luoghi che avete interessato dalla votazione? Sì, quelli lì erano i paesi più principali. Poi abbiamo mandato ambasciata anche a Caserta città, dappertutto, dottore. Ho capito. Senta, lei mi ha parlato del fatto che avete, quantomeno nelle elezioni del 90, o come, lei mi ha parlato del fatto che avete ricevuto dei bigliettini elettorali in cui vi era l'immagine di Nicola Cosentino. Vorrei comprendere, riguarda anche questa elezione? No, dottore, i bigliettini erano i principi 90. Sì. Che me l'ha dato da Simone, me l'ha dato un pacchetto. Però nel 95, quando ce l'ha ordinato Francesco Schiavone, di Luigi Cicciarelli, ci disse solo che si dovevano votare la gente per Cosentino. Ho capito. Senta, riesce a ricordare che competizione fosse quella del marzo del 95? Comunque. Non ricordo bene, però mi ricordo che doveva essere un ruolo molto importante. Perché dice questo, che doveva essere un ruolo molto importante? Sì. Perché disse questo? Perché dice questo? Dottore, non sente. Perché dice che doveva essere un ruolo molto importante, quindi un'elezione per una candidatura importante? Perché di solito quando fanno le votazioni minime doveva essere la provincia o la regione, minimo, perché per far votare a tutti i paesi non era roba comunale. Ho capito, per il fatto che avete esteso a vari paesi l'indicazione esatto. Di voto. Anche Caserta città. Senta, lei il 22 dicembre 97 nell'interrogatorio fu inevitabilmente più preciso. Lei ha dichiarato: abbiamo sostenuto la candidatura di Cosentino, il quale mi pare fosse candidato alla regione. Che mi sembra, tu? Quindi le sembra fosse la regione. Sì, così. Per comprendere, lei aveva dimestichezza all'epoca di elezioni, diciamo, tornata elettorale, si interessava di queste vicende specifiche? No, dottore, finché c'era Zagaria, De Simone, Biondino, stesso mio cognato, non ero interessato io, ma bensì erano loro che erano più interessati. Mm-hmm.
Quindi l'interesse principale veniva dai soggetti più all'apice del clan? Sì. Suo cognato può precisare? Sì, mio cognato Zara Alfredo. Senta, lei ha parlato di questa seconda vicenda, di quando lei ha incontrato personalmente Nicola Cosentino, quando ne ha fatto riferimento a questo invio di messaggi. Può indicarci esattamente cosa, di che tipo, di quello che è accaduto quel giorno, quei giorni in cui c'è stata questa trasmissione? Sì, dottore, vennero con un Mercedes, tutte e due. Tutte e due intende Natale Sebastiano e Nicola Natale, Cosentino? Natale, sì, e Cosentino. Automaticamente parlarono solo in disparto con Zaccaria Vincenzo e con Diana Raffaele. Sì. E io all'avvocato lo conoscevo già, perché l'avevo già incontrato varie volte a casa di Sebastiano Panaro. All'altro, Nicola Cosentino, non lo conoscevo personalmente, e chiesi chi era. E mi dissero che era se ufficio numero cana, un politico. Sì. E quindi poi che cosa fecero una volta che giunsero al cospetto di Raffaele Diana e Zaccaria Vincenzo? Non ho capito, dottore. Una volta che incontrarono i due, Raffaele Diana e Zaccaria Vincenzo, cosa fecero? Si sono messi in buon disparte. Ma è stato un colloquio di neanche 5 minuti. E qual era la ragione di questo incontro? No, non me lo dissero, dottore. Disse cosa stavano portando? Dottore, mi dovete scusare, ma non si sente bene il vostro microfono. Dissero cosa avevano portato, le ragioni di questo incontro, nei limiti di cui... Allora, quando veniva l'avvocato, diciamo, Natale, erano tutte ambasciate di Francesco Schiavone. Perché il Natale svolgeva questo ruolo? Natale Sebastiano? Sì, molte volte. E ricorda se anche in quel caso si trattava di un'ambasciata di Schiavone Francesco detto Sandokan? È proprio un no, mistero, dottore, perché vorrebbe... io stesso non ho fatto domande, allora non mi sono solo chiesto quell'altra persona chi era. Perché l'ho visto tutto elegante, ho detto va a vedere chi era. Mi hanno detto sì, no, quindi un figlio l'americano o politica. Questo, mi scusi, lei nell'interrogatorio del 26 gennaio 98, glielo rappresento, disse quanto segue. Allora, mi sono incontrato con questo politico ma almeno un paio di volte a casa di Nicola Panaro a Casal di Principe, fratello del noto Sebastiano. Era insieme al Natale e si mise a parlare con Sebastiano Panaro, al quale i due consegnarono anche la lettera di Sandokan. La lettera, peraltro accuratamente sigillata con scotch, non fu aperta in quella circostanza, in quanto era assolutamente vietato agli affiliati leggere lettere inviate da capo senza che fossero presenti i rappresentanti di tutti i gruppi. Questo è un altro incontro, diverso da quello che lei ha citato, di Casa Pesenna. Sì, sì, è vero, dottore. Però anche quel momento lì io non sapevo che era questo Nicola Cosentino, perché la lettera è venuto aperto dopo, dove Sandokan ci spiegava alcune cose, e c'erano delle parole che ci diceva che ci dovevano dividere i territori. Allora, mi può spiegare bene questa vicenda? Quindi questo è un altro incontro, Tascogna, un attimino, questo è un altro incontro diverso da quello in cui sono venuti nella sua pizzeria di Casa Pesenna, di cui ha parlato, in cui si fermarono a parlare con Raffaele Diana e Zaccaria Vincenzo. Sì. Quindi è un altro incontro ancora. Sì, come volevo spiegare, dottore? Volevo spiegare che siccome che io stavo spesso a casa di Sebastiano Panaro, quando veniva spesso veniva sempre in Natale,
a Natale l'avvocato, perché avevano contatti tra, dava contatti, perché a quell'epoca lì, se non ricordo male, dottore, era pure stato arrestato anche Walter Schiavone. Allora Panaro Sebastiano rappresentava i Schiavoni. Allora tutto, più o meno tutte le ambasciate andavano a Sebastiano Panaro, e poi Sebastiano Panaro le faceva circolare. Allora, quindi che portarono una lettera di Sandokan queste persone, da cosa sì. l'ha saputo? Sì, perché mi sono trovato sul posto e hanno dato questa lettera chiusa con lo scotch attaccato in mano a Sebastiano Panaro. Poi ci siamo spostati a Sebastiano Panaro e siamo andati a casa Pesina e l'abbiamo consegnata a Zaccaria Vincenzo, dove l'abbiamo letta tutti quanti. Quindi fu letta dopo questa lettera consegnata chiusa con lo scotch? Non ho capito, dottore. Fu letta dopo il contenuto della lettera sigillata chiusa con lo scotch? Ma dopo l'incontro con i due persone. Poi loro sono andate e noi ce ne siamo andati anche noi. Ho capito. Scusi, questa lettera fu consegnata da Natale Sebastiano e Cosentino Nicola? Sì, fu consegnata direttamente a Zaccaria Vincenzo. Fu prima consegnata a Sebastiano Panaro e poi dopo a Zaccaria Vincenzo? Sì, insieme a tutti quanti. Quindi prima fu consegnata chiusa a Sebastiano Panaro, ho capito bene? Sì, chiusa, dottore. Chiusa. Ricordo bene che c'era scocciato lo scotch intorno. E poi dopo vi siete spostati e presso Zaccaria Vincenzo è stata letta questa lettera, aperta e letta? Sì, no, a casa di Zaccaria, dottore. No. Se non sbaglio, mi sembra, o stavamo a Trento alla 200 o a Lusciano, non ricordo bene. Sì, in un luogo diverso fu aperta e letta la lettera. Sì. Di che dopo qualche ora. Di che si trattava, che ambasciate venivano trasmesse? Si trattava che, essendo che sparivano molti soldi, allora Francesco ci mandò a dire che ognuno doveva essere responsabile delle sue zone, perché capitava tante volte che per esempio venivano il gruppo Bidognetta veniva a fare estorsione nella nostra zona. Allora si complicavano tante cose. Allora per mantenere l'ordine e la contabilità bene, ognuno doveva essere responsabile delle sue zone. Ho capito. E così ci fu ordinato e ci fu detto che Michele Zaccaria aveva una zona, Iovine Antonio ne aveva un'altra, Schiavone Francesco Di Luigi aveva un'altra zona e noi avevamo un'altra zona. Senta, Schiavone Francesco in quel periodo, Schiavone Francesco Sandokan, in quel periodo aveva difficoltà a comunicare direttamente? In quel periodo era ancora la latitante, se non sbaglio. Tu. Se non sbaglio era latitante. Si ricorda se era latitante? Precisamente? Sì, era latitante quel periodo. Era latitante. Senta, quindi questa è un incontro che un altro uno degli incontri che ricorda di Nicola Cosentino. Riesce a collocare nel tempo questo incontro quando venne a casa di Nicola Panaro? Insieme a Natale? No, ci fu proprio, dottore, una cosa di minuti, proprio di minuti, che gli consegnò la lettera e io non ho neanche chiesto quella volta di dire questa persona chi è, perché ci siamo messi in macchina io e Sebastiano Panaro e ce ne siamo andati con questa lettera. Ho capito. Mi fu capitata l'occasione a casa Pesenna, sulla pizzeria, dove io chiesi questa persona chi era. Quando la vide la seconda volta alla pizzeria di casa Pesenna? Sì, e lì mi spiegarono che era il figlio, non mi dissero che è Nicola Cosentino, mi dissero che è il figlio americano, un politico. Cioè la stessa persona che era stato richiesto di votare nel marzo del 93? Sì, era la stessa persona, dottore. Senta, vorrei chiederle,
La domanda era: riesce a collocare questo incontro, in particolare in cui fu consegnata questo biglietto chiuso con lo scotch, in che periodo lo ricorda questa consegna? Sempre 95, dottore, era 95, un po' prima che veniva Zaccaria Vincenzi veniva arrestato. Ho capito, sempre quindi 95. E senta, quando lei ha parlato dell'incontro alla pizzeria di Casa Pesenna, innanzitutto questa pizzeria era sua o di altri? No, eravamo tutti e tre, io Zaraffreddo e Vincenzo Zaccaria. Però la tenevo intestata a mia moglie, intestata intendo dire che con una partita IVA. E dove si trovava questa, in che via si trovava questa Zaccaria, questa pizzeria? Corso Europa, se non sbaglio, dottore. La strada che porta al santuario di Casa Pesenna. Vi erano altre pizzerie nel il paese? Il proprietario lo stabile era di un certo Carmellino Giuseppe, se non sbaglio. Ed era l'unica pizzeria, una delle poche pizzerie di Casa Pesenna, questa qui? Sì, è l'unica pizzeria che si trova in Casa Pesenna. All'epoca. Senta, lei ricorda se fu... quindi si appartarono a parlare in quel contesto Natale cosentino con Diana e Zaccaria alla pizzeria? Sì, dottore, allora, siccome che questa pizzeria alle spalle, ai fianchi, al fianco gli costeggiava una strada che si poteva entrare per di dietro, dove noi avevamo il deposito. Infatti loro quando sono arrivati, hanno messo la macchina lì dietro e sono stati ma neanche 5 minuti, di meno, dottore. Sono scesi dalla macchina e sono messi a parlare un pochettino e se ne sono andati. Ma vi fu anche il contenuto che loro, diciamo, che di quello che hanno parlato, non ho chiesto. Mm-hmm. Avevo solo chiesto di chi era quell'altra persona, perché l'avevo già incontrato. Ho capito. Senta, lei ha parlato del figlio americano, perché il padre americano era conosciuto a Casal di Principe. Sì, esatto. Chi era? Non ti sente, dottore. Chi era il padre americano, il padre? Chi era? Cosa faceva a Casal di Principe? Il suo padre veniva soprannominato così, un americano. Veniva soprannominato americano. Aveva qualche attività? Si ricorda? Sì, mi ricordo che... Quei periodi di che il figlio si è messo in politica, che poi tutta la gente lo conosceva, che diceva che vendeva gas, mi sembra, gas per le macchine. Chi vendeva gas per le macchine, il padre o il figlio o tutte e due? No, il padre, dottore. Ah, il padre. Perché queste cose me l'ha spiegato mia suocera, che mi sembra che abitavano vicino. Senta, si ricorda dove abitasse esattamente Nicola Cosentino? No, dottore, non mi ricordo. Perché lei il 26 gennaio 98, in relazione a questa persona, trascrittivo pagina 42, disse... disse, non leggo l'intero periodo, non ricordo, dottore, ma l'hanno fatto salire loro, non so dove precisamente, se alla regione o alla provincia, mi sembra, non al comune più in alto, un politico originario di Casal di Principe, sì, di soprannome lo chiamano americano, e lei abita a Casale, la domanda che le fa, sì, e lei indica la zona del cimitero nuovo di Casal di Principe, sotto arena, in Coppa Arena, a parte. Sì, dottore, perché lì abitava anche la famiglia di mia moglie. Mm-hmm. Quindi praticamente quello è il luogo dove lei sapeva abitava questa persona, Nicola Cosentino? Sì, però non ero preciso io, perché non sapevo, neanche il padre conoscevo. Quindi la zona è quella dove lei sapeva che abitava? Sì. Le volevo chiedere, dopo il vostro impegno, quello del riconducibile al marzo 95, fu eletto alle elezioni per cui l'avete sostenuto? Sì, ricordo che fu eletto. Fu eletto.
Senta, lei ricorda, era libero quando, nel periodo di poco antecedente alla emissione dell'ordinanza Spartacus 1? Sì, io ero libero, dottore. Ricorda se vi furono delle rivelazioni sulla possibile esecuzione della stessa, in particolare sulle persone che sarebbero state arrestate? Ricordo bene che mi chiamò Vincenzo Zagaria e mi fece vedere una lista dove erano tutti i nomi delle persone che dovevano essere arrestate. Vi siete preoccupati di in qualche modo di evitare per tempo gli arresti in relazione alle persone di questa lista? Certo, dottore, certo. Infatti, dottore, in quel periodo non ho quasi arrestato nessuno dei pregiudicati. Hanno arrestato tutti, qualche politico, i colletti bianchi, va. Quelli ovviamente imprenditori. Non hanno arrestato, intende dire i capi non sono stati arrestati? O non tutti? No, nessuno, ma quasi nessuno. Senta. Perché eravamo già tutti quanti avvisati. Eravate tutti quanti? Avvisati. Avvisati. Ah. Ci dissero loro che dovevano sparire dalla provincia di Caserta, perché ci dissero che venivano tanti uomini a fare questo blitz. Senta, lei ha parlato di Schiavone Francesco Di Luigi, detto Cicciariello, colui che le chiese, le indicò la necessità di votare Nicola Cosentino. Che ruolo aveva? Sì, quell'occasione in mezzo alle campagne ci disse quasi a tutti quanti che si doveva votare a questo Cosentino. Che ruolo aveva Schiavone Francesco Di Luigi nel clan? Lui aveva un ruolo come tutti i capigruppi. Dopo l'arresto del cugino, diciamo che lui ha avuto un ruolo molto più diciamo ha preso il posto del cugino. Mentre il cugino era latitante, quindi in quel periodo il cugino parla di Schiavone Francesco Sandoca, è stato no? Anche latitante, oh. Mi scusi, sì. Il cugino parla di... erano quasi tutti latitanti in quel periodo, dottore. Mi ascolti un attimo, del cugino parla di Schiavone Francesco Sandoca, il cugino sarebbe. Sì. Nel periodo in cui era latitante, cioè quel periodo del 95, prima che fosse arrestato, che ruolo aveva Schiavone Francesco Di Luigi nel clan? Anche lui aveva il suo gruppo personale, come tutti quanti. Però lui veniva un po' più, diciamo, più un ruolo più un po' più particolare, veniva, diciamo, gli davano più rispetto perché prima che era il cugino di Sandokan. E poi era una persona che si faceva anche valere. Senta, ha parlato di Zagaria Vincenzo, già ne ha fatto riferimento, e ha citato anche nell'incontro con Nicola Cosentino Diana Raffaele, detto Rafilotto. Che ruolo aveva quest'ultimo nel clan? Anche lui era un capo. Un capo gruppo, dottore, voglio dire... Però lui svolgeva il suo gruppo, lo svolgeva a San Cipriano d'Aversa, insieme a Caterino Giuseppe, detto Poppanotta. Quando indica capogruppo, può darci un'indicazione precisa di chi erano i capogruppo in relazione a qual tipo di suddivisione territoriale o di materia? I capogruppi erano proprio di questi personaggi qua, era... Diana Raffaele, Rafalotto, che erano i vecchi, diciamo, i vecchi affiliati in mano a Bardellino, loro erano quelli più vecchi. C'era Rafilotto, c'era Poppanotta, viene chiamata Tre Bastone, il soprannome, che di cognome Caterino Giuseppe. C'era Iovine Antonio come capogruppo, c'era Bidognetto Domenico come capogruppo perché rappresentava suo cugino che stava in carcere, e come capogruppo c'era ancora Cicciariella, c'era Vincenzo Zagaria, c'era Dario Tesimone e anche Biondino, dottore. Senta, questi sottogruppi, questi che lei indica capogruppo, questi gruppi, che attività svolgevano? In quale c'era una suddivisione, una competenza per territorio?
Che tipo di... Di tutto, dottor, di tutto, dalle estorsioni a omicidi. L'ho capito. E questi gruppi avevano una competenza per territorio? Oppure era una suddivisione per in altro senso da parte del clan? Sì, era una divisione per un altro senso, perché il denaro a fine mese andava tutto nella stessa cassa. Questo l'ho capito. Quindi il denaro confluiva nella stessa cassa. Volevo comprendere, questi gruppi, che tipo di... perché erano divisi in gruppi il clan? Se può spiegare. Per controllare meglio la zona, tu, perché si dividevano i paesi, allora si faceva così, dottor. Per esempio, si andava a Frignano, se non c'era un capogruppo, si prendeva un capogruppo e controllava tutto Frignano. Ad Aversa, se non c'era un capogruppo, mettevano un altro capogruppo insieme a vari affiliati che, per fare estorsione e anche omicidi. Quindi, ogni paese era fatto così. Quindi praticamente il capogruppo gestiva una zona territoriale, un paese? Sì, però, dottor, allora veniva svolto così. Noi eravamo il gruppo Zaccaria, che avevamo affidato più zone. Però lo Zaccaria stesso faceva responsabile o me, o mio cognato Zara, oppure Biondino Francesco, oppure Dario De Simone, per controllare il resto della zona. Che poi tutto quello che veniva svolto e fatto, lui alla sera sapeva tutto, che noi poi alla sera ci incontravamo e si parlava di quello che si doveva fare anche il giorno dopo. Senta, lei ha parlato di questo Natale Sebastiano, questo ruolo di ambasciatore per conto di Sandokan quando era latitante lo svolgeva sistematicamente? Sì. In quel periodo che sono stato io, l'ho affiancato io, rappresentava proprio Francesco Schiavone di Nicola. E senta, può spiegare, lei l'ha visto in distinte occasioni dunque insieme a Cosentino Nicola, può spiegare se anche se vi fosse un ruolo analogo di costui unitamente al Cosentino? Io Cosentino, come l'ho spiegato, l'ho visto solo insieme a questo avvocato. Quindi... Però, sì, quando l'ho visto lì a casa di Nicola, il fratello, anzi precisamente tu, era la casa del fratello di Sabatino Panara, Nicola si chiama, se non sbaglio. E lì non ho chiesto chi era, perché non mi interessava, dottor. Ma quando è venuto in pizzeria, lì ho chiesto chi era questa persona. Vorrei comprendere, lei l'ha visto Natale Sebastiano, che ha indicato un soggetto che portava le ambasciate sistematicamente da Schiavone Francesco, l'ha visto anche da solo? Sì, l'ha visto aspetti che finisco la domanda, o l'ha visto sempre in compagnia di Nicola Cosentino? No, dottor, anche molte volte veniva da solo a parlare con Sebastiano Panare. Posso dire questo perché l'ultima volta che è venuto stava questo Cosentino assieme e gli ha consegnato questa lettera a Sebastiano Panaro, che infatti io e Sebastiano Panaro dopo un po' ci siamo avviati a trovare Vincenzo e tutti gli altri per poter aprire questa lettera. Senta, ricorda... qualche componente della famiglia Diana, se faceva parte del clan? La famiglia Diana, dottor, lì ce ne sono parecchie, mo non so lei a chi riferisce. Qual è la famiglia Diana che conosceva come componente del clan? Dottor, comunque mi scusi, lei il microfono non ti sente bene. Quale famiglia Diana conosceva come componente del clan? Allora, conosceva il primo Raffalot, Diana Raffaele, non mi ricordo bene tutto oggi. Diana Raffaele ne ha già parlato. Non ho capito, dottor. Diana Raffaele ne ha fatto già cenno. Conosceva altri soggetti?
Sì, conoscevo altri soggetti che rappresentavano sempre i casalesi. Sì, certo, è chiaro. Conoscevo anche Giuseppe Papo, conosceva Antonio Abbato, conoscevo tutti quanti io, perché mi spostavo dappertutto. Parlo della famiglia Diana, stavo parlando. Non mi ricordo bene tutto adesso. Quindi Diana Giuseppe lei l'ha conosciuto? Non ho capito. Dottore. Diana Giuseppe l'ha conosciuto? Non mi ricordo tutto adesso, in questo momento non me lo ricordo. Mi ha parlato di Nicola Panaro, il fratello di Sebastiano Panaro. Sebastiano Panaro che ruoli aveva all'interno del clan? No, lui non faceva parte, il fratello, dottore. Lui faceva l'imprenditore, però tramite il fratello i lavori li prendeva bene. Nicola Panaro sarebbe tramite stato... la famiglia Schiavone. Nicola Panaro dice che l'imprenditore sarebbe Nicola Panaro, l'imprenditore, il fratello di Sebastiano. Sì. Sebastiano sì. Invece che ruoli aveva? Sebastiano si occupava anche di estorsione, si è occupato anche di qualche omicidio. Aveva un ruolo, mi può capire, mi può spiegare se aveva un ruolo equiparabile a un capozona oppure se svolgeva attività in uno specifico settore? Sì, dottore, lui si occupava sia di estorsione, si è occupato di qualche omicidio, di rappresentante della famiglia Schiavone. Hanno fatto, mi ricordo che hanno fatto anche, quando hanno fatto la terza corsia dell'autostrada, c'erano anche i suoi camion a lavorare di sopra, hanno aperto dei discount. Sempre rappresentante la famiglia Schiavone. Si occupava di varie cose, dottor. Nessun'altra domanda? La difesa. Buongiorno, signor Frascogna. Allora, qualche domanda proprio per cercare di collocare in maniera più precisa nel tempo le vicende di cui ci ha riferito. Dunque, lei ha detto che sostanzialmente Dario De Simone le avrebbe chiesto di far votare Cosentino alle elezioni del 93, è corretto? Non ricordo bene se era 92 o 93, era in quel periodo che io sono uscito dal carcere. Ho capito, quindi lei è stato detenuto tra il 93 e il dicembre del 94, quindi diciamo 92 o 93? Sì, esatto. E che viceversa successivamente avrebbe incontrato, quindi dopo questa sollecitazione di Dario De Simone, l'onorevole Cosentino nelle due circostanze che ha riferito, cioè a casa di Nicola Panaro e poi nella pizzeria, è corretto? Sì, dottore, dopo. Dopo. Diamo atto che è intervenuto l'avvocato Agostino De Caro. Senta, in occasione dell'interrogatorio che lei ha reso il 26 gennaio 98, lei collocò nel 1992 la data dell'incontro con questo politico soprannominato americano insieme all'avvocato Natale. Quindi siamo nel 92 o siamo nel 95?
perché lei ha fatto riferimento a questi incontri nel 95, lei nel verbale dice nel 92, sicuramente sì, 92, dottore. Allora vorrei capire se questo incontro... Presidente, se può essere anche eventualmente esibito direttamente, penso che stia facendo riferimento al verbale trascrittivo, perché... Verbale trascrittivo? Sì, però è oggettivamente, leggendo tutto il verbale, si può comprendere che lì si tratti di un errore. Quindi la contestazione come assertiva, nel senso quel periodo, leggendo tutto il verbale, quindi l'integralità, dovrebbe trattarsi di un errore. Potrebbe trattarsi. Questa è l'interpretazione ovviamente del pubblico ministero in relazione al fatto che indica chiaramente il periodo. Il pubblico ministero però dovrebbe dire da dove desume l'errore. Dall'intero verbale. L'intero verbale, che si tratta di un'interlocuzione in cui ha indicato una data errata. Quindi quello indico la necessità per accettare questa contestazione, che il tribunale si ponga un'opinione diretta personale sul fatto che si tratti di un'erroneità, quindi errore di data indicato, ovvero una indicazione diversa rispetto a quella reale in relazione a tutto il contenuto del verbale. In relazione a tutto il contenuto del verbale, francamente non mi pare che ci siano indicazioni differenti, ma non abbiamo nessuna difficoltà a fare acquisire il verbale integralmente al collegio, anche al fine di fare verificare questa circostanza. Rimane questo passaggio. A domanda del pubblico ministero, lei lo ha visto questo politico insieme a Natale? Un paio di volte sì. Nel 92, sicuramente sì, 92, dottò. Questo è il contenuto che io leggo nel verbale. Nel trascrittivo non c'è riferimento ad alcuna altra data, quindi in relazione a questo trascrittivo, ma comunque, ripeto, il collegio sarà messo nella conoscenza se il pubblico ministero non ha obiezioni. No, certo che no. Alla acquisizione del verbale trascrittivo. Senta, un'altra circostanza, sempre in relazione alle date. La prima volta che lei vede il politico soprannominato americano, abbiamo detto che avviene a casa di Nicola Panaro, è corretto? Frascogna? Sì, Presidente. Diceva, le chiedeva l'avvocato se, Montone, se la prima volta che ha incontrato Cosentino sia avvenuto nel 92 a casa di Panaro Nicola. No, dottore, no, presidente, perché nel 92 mi hanno solo detto che dovevo far votare alla gente, mi hanno dato alcuni bigliettini, ma la prima volta che l'ho visto è stato nel 95 a casa di Panaro. Però neanche, come ho spiegato prima, neanche mi interessava chi era, perché era la prima volta che lo vedeva. Quando è venuto la seconda volta, è venuto in pizzeria, lì mi sono un po' curiosito di chiedere chi era questa persona. E loro mi hanno detto che era questo politico, un figlio americano. Quindi sostanzialmente ha incontrato due volte Nicola Cosentino nel 95, una volta a casa di Nicola Panaro e un'altra volta in pizzeria. È così corretto? Sì, adesso sì. Rimane il discorso. Sì, è corretto, Presidente. Ai fini della contestazione c'è il 92, ma in ogni caso, ripeto, acquisiremo il verbale. Senta, ma quando veniva Nicola Cosentino con questo Natale, questo avvocato Natale, partecipava, cioè prendeva la parola, interloquiva con le altre persone o semplicemente si limitava ad accompagnarsi a Natale? No, da Panaro si vedeva che si conoscevano bene, perché a parte che erano paesani e poi si conoscevano. Da quando è venuto in pizzeria, ma neanche diciamo, non c'è stata quella cosa. Hanno dato la mano, hanno parlato un paio di due o tre minuti, non ricordo bene se ne sono andati. Allora vorrei capire questo. Lei, sempre nello stesso verbale, 26 gennaio 98, foglio 46 del trascrittivo, a domanda del pubblico ministero, lei
riferisce: no dottor, lui è sempre venuto insieme a questo Natale, però non l'ho visto mai che ha partecipato, ad esempio che insieme sa lui con la lettera. Allora volevo capire, lei lo ha visto partecipare a questi dialoghi o, come ha detto nel 98, non l'ha visto mai che ha partecipato a questi incontri, che semplicemente veniva insieme all'avvocato Natale, ma poi non prendeva parte. Scusa, avvocato, io forse volevo dire che non ho visto lui che lui consegnava la lettera, ma partecipava, è normale che partecipava. Se lui veniva insieme a questo Natale, l'ho visto in queste due occasioni e poi basta. Non è che io mi interessava tanto di questo Nicolò Cosentino, perché mi sono mai interessato di quelle cose. Ho capito. Quindi in realtà lei chiarisce che quando dice non ha mai partecipato perché non l'ha visto consegnare la lettera? No, ho visto Natale che ha consegnato la lettera in mano a Sebastiano Panato. Ho capito. Ed era presente anche Nicola Cosentino? Frascogna, quando fu consegnata la lettera, era presente Nicola Cosentino? Sì, dottore, era presente. Non so se lui sapeva di che la provenienza, oppure cosa c'era scritto dentro, questo non lo so dire. Senta, quante volte lei ha incontrato l'avvocato Natale che consegnava, secondo quanto lei ha riferito, che consegnava queste comunicazioni? Ah, non mi ricordo quante volte, ma no tutti i giorni, ma lui veniva spesso da Sebastiano Panaro, ma non si parlava sempre di Schiavone, ma si parlava anche di altre cose. Sì, ma quindi insomma lo incontrava spesso a questo Natale da Nicola Panaro? O per... Sì, l'ho incontrato spesso all'avvocato, cioè, a Natale, lo conoscevo perché io stavo sempre a casa di Panare, allora l'ho visto molte volte, diciamo, non sempre, ma non voglio dire che magari una volta a settimana si vedeva. E questo in che periodo di tempo, signor Frascone? Sempre nel 95. Sempre nel 95. E in che periodo del 95? Non mi ricordo adesso bene. Senta, mi può collocare nel tempo l'interessamento che lei ebbe a manifestare per l'elezione di Petrillo Arturo? Che elezioni si tratta? Di che elezioni si trattava? Ah, sì. Di quelle lì di Petrillo Arturo, mi sembra che erano provinciale o regionale, non mi ricordo bene. E fu chiamato da suo fratello, suo fratello, sì, ma no, aveva un'agenzia di assicurazione, non mi ricordo adesso come si chiama di nome, e mi disse se potevo dare una mano a suo fratello per la candidatura alla provincia, se non sbaglio bene. E ricorda di che elezioni stiamo parlando? Un attimo solo, dottor Presidente, mi sembra nel 95-96, perché fu già arrestato Vincenzo Zaccaria. Quindi 95-96 l'elezione di Petrillo. Sì, ricordo bene quel periodo Dario De Simone stava già collaborando e io stesso mi sono messo a pensare, ma questo non pensano che Dario De Simone già sta smantellando tutto, questo parlano ancora, cercano ancora di essere favoriti con i voti. Ho capito. Senta, sempre con riferimento all'appoggio elettorale, lei mi può riferire, per esempio, nel 92 il clan, se suo tramite appoggiò qualche candidato, decise di appoggiare qualche candidato? Io personalmente non ho mai trattato io personalmente, però per quelli che ho visto dopo, perché io dopo ho preso il posto di Zaccaria,
tutti i comuni, anche le province, venivano tutti quanti sponsorizzati da noi, diciamo. E chi fu deciso di chi si decise di appoggiare nel 92? Cosentino? Cosentino fu appoggiato dal clan nel 92? Certo che venivano appoggiati tutti quanti, avvocato. Quindi anche Cosentino fu appoggiato dal clan nel 92 e nel 93, le elezioni del 93, fu appoggiato Cosentino dal clan? Lei mi dice nel 92, poi non è nel 93. Ci sono state due elezioni, una ce n'è stata nel 92 e una c'è stata nel 92. Una c'è stata i principi anni 90, non mi ricordo bene il periodo, però ricordo bene che Dario De Simone mi ha dato un pacchettino di i biglietti, quelle farine che fanno votare. I famosi biglietti, però si dovevano dare una mano a questo certo. Politico, allora, che neanche sapevo chi era. Allora, poiché, guardi, le spiego, ci sono state le elezioni nel 1992, nel 1993 e nel 1994. Ci sono state tre tornate elettorali. Io volevo chiederle se lei, sulla base del suo ricordo, può riferire se il clan ha deciso e le comunicò che bisognava appoggiare Cosentino al 92, al 93 o al 94. Però... Allora, il periodo non lo ricordo bene. Aspetti sì. Un attimo. Il Di Garante già ha parlato dei primi anni 90 in maniera piuttosto generica. E appunto, sto cercando di farlo uscire, diciamo, dalla genericità. Se poteva, perché 92, 93, 94 sono primi anni 90, quindi... Ma quello che ha detto prima presuppone che non ci abbia questa... Va bene, verifichiamo. Faccia la domanda. Quindi volevo chiederle se aveva la possibilità di riferire se si trattava del 92, del 93 o del 94. No, avvocato, non me lo ricordo bene. Mi ricordo solo che Dario De Simone, un esponente di spicco, mi ha dato un pacchetto di bigliettini per far votare a questo politico. Ho capito. E questo lei prima lo avrebbe collocato nel 93 tendenzialmente? No, mi sto dicendo, non mi ricordo bene se era 93 o 92. Non ricorda se era 93 o 92. Senta, lei da quanto tempo è in regime di protezione? Dal momento che ho scelto di collaborare. Ho capito. A quanti interrogatori è stato sottoposto orientativamente? Non ho capito, avvocato. A quanti interrogatori è stato sottoposto? Frascogna, quante volte è stato interrogato lei dall'autorità giudiziaria? Parecchie volte, presidente. Riesce non a mi dare ricordo quanti interrogatori, ma tanti, tantissimi. Un'indicazione numerica riesce a darla? 100, 120, 130 volte. Senta, l'ultimo interrogatorio... Ricordi i primi anni, tu guardi tutti i giorni. Gli ultimi anni fino a quando, signor Frascogna? I primi 4-5 anni. Poi piano piano ne abbiamo fatto un po' di meno. Ho capito. L'ultimo interrogatorio che ha fatto lo riesce a ricordare? Quanto tempo fa è avvenuto? Mi ricordo, presidente.
Ma è una cosa recente, di 6 mesi fa, di un anno fa, o è una cosa che risale del tempo? Sì, possibile, possibile che ho fatto ancora in interrogatori pure 5-6 mesi fa, un anno fa. Ho capito. Senta, signor Frascogna, volevo capire però dai due verbali che lei ha reso una spiegazione su questa vicenda. Lei, sentito il 22 dicembre del 97, fa riferimento alla indicazione che avrebbe ricevuto di appoggiare Cosentino, e in quella circostanza dice che Cosentino non l'ha mai conosciuto personalmente. Ricorda di avere riferito questa circostanza? Io ricordo bene quello che le ho detto anche adesso. Ricordo bene che col Cosentino se ne sono incrociato sulla strada, neanche lo conoscevo. No, io sto dicendo una cosa differente. E non sapevo neanche che si chiamava Nicola Cosentino. Io sto dicendo una cosa differente. Quando spiego adesso che mi hanno detto chi era, mi hanno detto un figlio americano, o politica, però mica sapevo che si chiamava Cosentino. Ho capito, il problema è che lei il 22 dicembre 97 dice che le fu indicato questo Cosentino, e poi a domanda del pubblico ministero dice: no dottor, non l'ho conosciuto personalmente. Questo il 22 dicembre del 97. Poi esatto, mi perdoni, sì, poi posso dire questo perché tutte e due volte l'ho incontrato. Mi perdoni, poi sì. A gennaio, sì, il 26 gennaio del 98, riferisce non soltanto di averlo conosciuto, di averlo incontrato personalmente, ma addirittura di averlo incontrato due volte personalmente in un contesto anche, come dire, che lei ricorda come particolarmente significativo, insieme a questo avvocato Natale. Allora volevo capire se lei l'aveva conosciuto personalmente o non l'aveva conosciuto personalmente. Perlomeno lei alla data del 22 dicembre 97 dice che questo Cosentino non l'ha conosciuto personalmente. Poi il 26 gennaio dice sì che l'ha conosciuto. Ok, io intendo dire che non l'ho conosciuto personalmente perché io non ci ho mai parlato con lui e non gli ho dato mai la mano. Ah, lei conosce personalmente due volte, l'ho visto due volte. Non è che per vedere una persona lo devo conoscere, l'ho conosciuto, perché io intendo dire quando conosco una persona ci ho parlato, posso dare un'indicazione migliore, ma una persona che l'ho visto così 5 minuti una volta, due minuti un'altra volta, non lo conosco di persona come me. Cioè vuole dire che non gliel'hanno presentato? Sì, esatto. Quindi non l'ha conosciuto personalmente, non le è stato presentato in nessuna delle due circostanze in cui l'ha visto? No. Senta, ma quando in occasione poi dell'incontro le hanno detto che quel politico era il figlio euroamericano, non le dissero che era Cosentino? Non fu detto no. Il cognome, fu detto soltanto figlio euroamericano. Mi dissero solo che era un figlio euroamericano o politica. Ho capito. Quindi senza farne il cognome? No. Senta, di solito, avvocata, noi si usano più il soprannome che il cognome. Senta, per le elezioni regionali
No, lei ha fatto riferimento a una richiesta di intervento, a una sollecitazione a votare e a sostenere la candidatura di Cosentino nel 95. Sa dove era candidato Cosentino nel 95? Non mi ricordo. Non ricorda il collegio elettorale di Cosentino? Mi sembra che era candidato per Forza Italia, non mi ricordo bene comunque. E invece quando fu sostenuto ai primi anni 90, 92-93, in che partito era candidato Cosentino, se se lo ricorda? No, quella volta non mi ricordo, avvocato. La volta dei biglietti da visita, dei bigliettini fatti da... che le aveva portato Di Simone. Sì, me l'ha consegnato i bigliettini, me l'ha consegnato da Di Simone per fare pubblicità Non ricorda che partito era? No, ma non mi interessava, avvocato. Avvocato De Caro, io chiedo scusa, sono arrivato tardi, quindi mi bacchetti se faccio qualche domanda. Prego, prego. Solo un chiarimento. Senta, signor Frascogna, buongiorno. Quando è buongiorno stato a lei, sentito? Ormai buonasera, ragione. Quando lei è stato sentito in data 26 gennaio 1998 e ha parlato di questa persona come un figlio romericano, meglio, soprannominato americano, sapeva che questa persona si chiamava Nicola Cosentino? No. Non lo sapeva. E allora mi spiega come ha fatto nel 97, cioè un mese prima, a parlare di Cosentino. Chi gli ha riferito che si parlava di Cosentino? Perché, Presidente, il 97, cioè un mese prima della data alla quale ho fatto riferimento adesso, dice, mi riferisco anche ad un altro candidato, tale Cosentino, indicatomi in un'elezione precedente a quella di Petrillo. Allora mi chiedo, se il 98, questa è la domanda, non so se mi ha seguito, cioè quando quando ha saputo che Americana era si chiamava Nicola Cosentino, e chi glielo ha detto? Allora, si figura che all'epoca, quando ho fatto questa dichiarazione, pensavo che erano due persone diverse. Ho capito. Va bene, senta, una ulteriore domanda le volevo fare. Lei sempre in questo interrogatorio del 98, 26 gennaio 98, fa un riferimento preciso ad un'elezione. Gliela indico, così mi può confermare o meno se risponde al vero, se la trovo ovviamente, che al momento in cui bisogna cercare le cose non si trova. Ah, ecco qui. Lei dice, mi sono incontrato con questo politico, le dice il PM, lei nel 92, sicuramente, sì, 92, dottor. Il PM le aggiunge, nel 92 ci furono le politiche, sì. Ci fu Martucci che prese un terremoto di voto. Presidente, di voti. È la posizione di prima, sì. Di cui c'è stato no, l'accordo. No, volevo andare avanti per far capire il punto complessivo, Presidente. Non lo so, anche questo qua, questo americano, quindi addirittura a livello nazionale, lei mi parla nel 92, ci sono elezioni nazionali, non lo so, dottore, perché allora mi hanno chiamato. Dice, votata a questo americano, senza fare domande. Noi, perché oggi mi potevo permettere di fare domande, allora non potevo fare domanda. Quindi, sulla base di questo, lei mi conferma che nel 92 appoggiaste alle politiche l'onorevole Cosentino? Presidente, c'è l'opposizione di prima, perché si tratta all'evidenza, ripeto, si può anche leggere l'intero verbale di un passaggio erroneo in questo punto, visto che in tutto il verbale fa riferimento poi al 95. Sì, però fa riferimento al 95 per altri fatti. Comprendo, considerate che anche nella precedente domanda, avvocato, io non mi sono interrotto, però lei ha utilizzato il verbario sostantivo per la contestazione, non utilizzando quello trascrittivo.
nel trascrittivo lui fa il nome di Cosentino, non c'è altri che dice Cosentino. Il nome no, lo no, fa no, lui. C'è. No, no, ma l'ho capito, però dico, sa, visto che bisogna, se si utilizzano i verbali, si utilizzano le i verbali chiedo, nella sua pienezza. Perché... Le chiedo scusa, ma lui fa. No, no, ma per... no, intendo dire mistero. Dall'intero verbale, riassuntivo come riletto, e dal trascrittivo pubblico è chiaro mistero. Che parla del 95, a mio giudizio. Sì, per cui la contestazione. Questa è una sua valutazione. Certo, infatti abbiamo fatto l'accordo affinché il verbale entri nel fascicolo del dibattimento. Così può se adesso entrare. Però, Presidente, se prego. Ci fa rispondere, perché altrimenti poi sente che è stato un errore, forse... Avvocato, già l'abbiamo fatto prima, forse non è arrivato. Solo so, per questo, chiesto, nel senso scusa, che è una replay di quello che è accaduto... Ho anche autorizzato il pubblico... Il no, è un replay di quello che è capitato circa mezz'ora fa. Però, per chiedo scusa, pubblico ministero, con riferimento a prima, nel verbale riassuntivo del 97, nel verbale trascrittivo del 97, parla di Cosentino. Confermo, è lui che parla di Cosentino, nessuno glielo suggerisce, ma io non mi ero permesso di pensare che qualcuno in sede di verbale glielo suggeriva, però già che lui nel 98 sì. Non sa chi è Cosentino, addirittura persone diverse, volevo capire, perché è strano, converrà con me. Era solo un appunto sul fatto che nel verbale trascrittivo diceva Cosentino. No, siccome la domanda era, avrei dovuto tornarci in sede di riesame, ma lo faccio adesso. No, ha ragione, ma se si è potuta pensare una cosa del genere, come dire, una interpretazione autentica del mio pensiero, non lo pensavo, volevo solo sapere una specificazione. E lui ha risposto, pensava addirittura a due persone. Invece Cosentino, se lo ricordavo già nel 97, però non nel 98. Andiamo un attimo, dimenticato. Allora, Presidente, volevo solo sapere, sulla base di questa mia indicazione, se conferma che nel 92, perché sulla base di quello che leggo, in questa parte, lui disse anche nel 92, non lo so, dottore, perché ci hanno chiamato e detto di votare, nel 92, ricorda che lei ha votato l'onorevole Cosentino alle elezioni politiche? Ora non ho capito che c'entra le elezioni politiche, Presidente. Non ha detto già, non si ricorda nel 92. Sta scritto qua, è una contestazione specifica ad una parte. Quale pagina, scusi, avvocato? 44 e 45. Quindi ha preso quello del 98 adesso. 98, sì. Ecco. 44, 45. Visto che questi verbali sono così lunghi, è necessario indicare il punto preciso, la pagina. 44, l'ho detto, Presidente. No, anche adesso prima. L'ha detto. Ah, no, è 44-45, ecco qua. Sì, ma le elezioni politiche... Dice, prende, le ho detto. No, le elezioni politiche non viene parlato in questo verbale, si parla del periodo. Nel 92, sicuramente sì, 92, dottore. Nel 92 ci furono elezioni politiche, ci fu Martucci che prese un terremoto di voto. Non lo so, anche questo qua... Questo americano, quindi addirittura a livello nazionale lei mi parla, nel 92 ci furono elezioni nazionali, non lo so dottore, perché allora ci hanno chiamato, dice votata a questo americano senza fare domande, noi perché non ci potevo, oggi mi potevo permettere di fare domande, allora non potevo fare domande. Questo è il passaggio che io intendo contestare e che metto a disposizione del collegio per verificare se è corretta o meno. C'è già l'accordo per acquisire questo verbale, sì, Presidente, proprio vorrei, per verificare la correttezza delle contestazioni. Benissimo, ora volevo chiedere però al signor Frascogna se mi conferma questo dato, se anche nel 92 alle elezioni politiche votò Cosentino, se non me lo conferma fa niente. Non... L'ho detto prima, avvocato, io ho consegnato il bigliettino, anzi io forse non ho mai votato, non è che sono stato a votare a Cosentino, ho preso il bigliettino... L'ho data agli altri ragazzi, ognuno ha fatto il suo. Vabbè, ok, no, ma io mi riferivo al... non volevo sapere il suo voto, mi riferivo al suo impegno. Quindi nel 92 mi conferma questo, va bene. Grazie, non altre domande. Il pubblico ministero deve completare sì, l'esame. Domande in sede di esame, perché sennò ci sono delle imprecisioni. Quindi praticamente quando si riferiva al 92 lei si riferiva al periodo in cui ricevette dal De Simone l'indicazione al voto con i bigliettini del Cosentino? Sì. Sì. E non si ricorda a quale elezione si facesse riferimento? No, dottore, non mi ricordo. Senta, l'hanno fatto la domanda alla difesa, lei ha risposto in vario modo. Lei ricordava il
il 22 dicembre 97, lei ricordava il cognome della persona, dell'americano? Mi perdoni, è la stessa domanda che ho fatto io, però è vero che ripetita Juve. Non mi ricordo, dottore, non mi ricordo bene. Allora, lei la contestazione... Lei ha detto di no. Mo non sì, ma perché purtroppo devo qui intervenire perché è stato contestato il riassuntivo in cui c'ha scritto Cosentino e si è indicata... Sì, l'ho compreso, devo necessariamente... La domanda lui non si ricorda bene, la contestazione del trascrittivo, 22 dicembre 97, lei ha dichiarato. Allora... PM, è successo anche in altre circostanze, pagina 98, gli aiuti elettorali ai candidati, sì sì, ne ha già parlato? No, non ancora, sempre sulla, adesso lo faccio presente a lei, su quell'appunto che ho mandato al dottor Curcio c'è un altro candidato che si chiama, il nome non lo conosco perché l'ho conosciuto non di persona ma tramite dei casalesi, Cosentino, un candidato che si chiama Cosentino e ho fatto appunto al dottore. Quindi ricorda se il cognome Cosentino lo disse subito, facendo l'appunto col cognome Cosentino al dottor Curcio. Dottore, sono passati tanti anni, però posso dire che se ho mandato l'appunto al dottor Curcio è così, perché adesso non mi ricordo bene se ho mandato l'appunto. Senta, volevo farle una domanda soltanto esplicativa. Lei ha dato per scontato, diciamo, alcuni passi, ragionevolmente dati per scontati. Volevo comprendere come si attuava una volta presi i bigliettini, ovvero ricevuto dall'ambasciata, di rivolgersi ai singoli soggetti capozona per il voto, che si faceva materialmente? Come veniva indotto l'elettore al voto da parte del clan? Dottore, si prendevano, cioè ognuno di noi aveva 5-6 affiliati intorno, e questi affiliati si facevano i giri di tutte le case, e specialmente quelle case più bisognose, imprenditori, tutti, gente che ci stava a sentire. Quindi in questo modo si attuava, si articolava l'ambasciata per far votare una persona, in particolare in questo caso il Cosentino? Il dottor, si usavano, come quello che ho visto io, ho visto che questo pacchetto di, me l'ha dato questo pacchetto di diciamo pubblicità per il partito, si andava a casa delle persone, gli davano questi bigliettini e si diceva che dovevano votare a queste persone, che poi venivano ricambiate anche per qualche favore. Ho capito, grazie. Va bene, se non ci sono altre domande possiamo chiudere l'esame di Frascogni. Domenico, nato a San Cipriano d'Aversa il 2/10/60. Attualmente lei è detenuto? Sto con la detenzione domiciliare. Sì, quindi in esecuzione di pena definitiva. Va bene, diamo la parola al pubblico ministero per il suo esame. Buongiorno signor Frascogna, sento, vorrei fare delle domande preliminari. Lei innanzitutto quando è che ha deciso di collaborare con la giustizia? Mi sente Frascogna? Sito remoto ci sente? Frascogna, lei sente?